Ciao ragazzi, siamo Mauro e Antonio di 55 Winston 55. Oggi prepariamo insieme una torta semplice al cacao con ripieno di panna. Iniziamo subito montando con lo zucchero e il pizzico di sale le tre uova previste nella ricetta. Ovviamente aiutiamoci con uno sbattitore elettrico. Antonio, hai visto la nuova ciotola trasparente di 55 Winston 55? Sì, è bellissima, finalmente possiamo dire di essere un canale di cucina. Con i controfiocchi, ecco, per non dire altro. Montate le uova, è il momento di aggiungere a filo tutto l'olio previsto nella ricetta, ovviamente aiutiamoci sempre con lo sbattitore elettrico. È il turno del latte. Ragazzi, sempre la stessa storia. Piano piano, a filo, inseriamolo nel nostro composto di uova. E iniziamo con le polveri, e iniziamo proprio con il cacao. Ragazzi, inseritelo piano piano per farlo incorporare bene all'impasto e non avere dei fastidiosi grumi. Versate adesso la farina. Ragazzi, fatelo con delicatezza perché con lo sbattitore rischiate di riempire tutto il tavolo, tutta la cucina e chi vi sta vicino di farina. E dulcis in fundo aggiungete la bustina di lievito. Ed ecco pronto il nostro impasto torta. Ho imburrato e infarinato uno stampo da 24 cm. Verso dentro il mio impasto, ovviamente lo sbatto 2-3 volte sul tavolo per livellare bene il tutto e infine metto tutto in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Fate in ogni caso la prova a stecchino. È arrivato il momento di fare la nostra crema alla panna. Ragazzi, è semplicissimo, versate nella ciotola tutta la panna, poi lo zucchero a velo e poi ancora il mascarpone. Infine aggiungete il latte condensato, prendete lo sbattitore e molto semplicemente cominciate a mixare fino ad ottenere una crema morbida. La nostra torta si è oramai ben raffreddata, quindi è arrivato il momento di farcirla. Molto semplicemente prendiamo un coltello e dividiamola a metà. Come vedete, al suo interno la torta è rimasta bella morbida e anche umida. Bene, riprendiamo la crema alla panna, versiamola sopra, quindi mettendola dal centro verso l'esterno, spalmiamola per bene e ragazzi, non rimane altro che rimettere la parte superiore della torta. Ed ecco servita in tavola la nostra torta al cacao con crema di panna. L'unica cosa che abbiamo fatto prima di servirla è quella di spolverarla con abbondante zucchero a velo. Mauro, sai cosa mi piace di questa torta? Allora aspetta, fammi indovinare, che è buona e facile da realizzare? Sì, ma a parte questo, mi stupisce che nonostante questa sia una torta senza bagna, risulta comunque soffice e umida. Sì, ok, soffice e umida, ma soprattutto golosissima. Ok ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Speriamo di aver accontentato tutte quelle persone che ci avevano richiesto un dolce facile e veloce per ogni giorno. E infatti questa è la torta ideale per le vostre colazioni oppure per le vostre merende, proprio perché si prepara in pochissimo tempo e con pochissimi ingredienti. Se questa torta al cacao e panna vi è piaciuta, Antonio, cosa devono fare? Mettere tanti mi piace e condividerla con i vostri amici sui vostri social. Ma il momento più bello del video è arrivato, ovvero noi che assaggiamo la nostra torta. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao! Ciao.